Quando Mark Knopfler nel 1985 decise di scrivere Money for Nothing a quattro mani con un certo Sting, di certo nella sua testa già si immaginava che quella canzone sarebbe stata per lui al contempo condanna e benedizione. Knopfler e i Dire Straits lo sapevano, avrebbero dovuto suonare Money for Nothing in tutti i tour che si sarebbero seguiti nei vent'anni successivi e anche oltre. E che forse Money for Nothing sarebbe sopravvissuta più a lungo dei suoi stessi creatori. Perché quando scrivi una canzone come Money for Nothing devi aspettartelo. Sai che il pubblico è pronto, lì, con le orecchie tese, a captare le prime note di quel riff di chitarra che non stanca mai e ad accompagnarti battendo le mani forsennatamente a 135 battiti per minuto per l'intera durata del brano. Proprio come se la canzone fosse dotata di vita propria. Ma tu sei Mark Knopfler e come l'hai creato il capolavoro puoi anche distruggerlo. Puoi padroneggiarlo, farti beffe di chi ascolta. Puoi prendere il delirio della folla e rovesciarlo a tuo vantaggio. È ciò che accade a Nim 7 anni dopo l'uscita della canzone. Money for Nothing è al 12° posto della scaletta. I Dire Straits rientrano sul palco dopo una prima uscita di scena. E Mark Knopfler ricompare con la sua iconica pensasura arancione tra le braccia. Un breve assolo per preparare il terreno, una pausa e poi quel riff. Quel riff in cui non solo sono le note scelte ad avere un peso specifico enorme, bensì la loro durata, il loro accento, la loro posizione. Tutto ruota attorno a una melodia che l'orecchio non può fare a meno di ascoltare e il corpo di seguire. E così, appena 20.000 persone si accorgono che i Dire Straits stanno per eseguire Money for Nothing di fronte a loro, le mani scattano forsennatamente al cielo e come da prassi quel clap clap sembra destinato ad accompagnare la band per l'intera durata della canzone. Ma poi, come in un coito interrotto, la melodia si interrompe all'improvviso. È come se qualcuno avesse staccato la spina ad un amplificatore. Il pubblico è confuso, si sente abbandonato e spaesato, dopo essere stato accompagnato in quel climax d'estasi fin lì, a poche note dal fil rotolante di batteria che avrebbe dato il via all'esecuzione corale della canzone. La folla cerca di leggere negli occhi di Mark e compagni che cosa stia accadendo. Ma l'unica cosa anomala che scorge è un chitarrista sul palco a braccia conserte. Se ne sta lì, immobile, da qualche metro di altezza in più e infiniti metri di superbia, goduria e talento in più. Osserva le loro reazioni e accoglie i loro fischi bramosi e amareggiati. Anche i suoi compagni di ventura se la prendono comoda e si godono il momento. La stasi sembra durare all'infinito. Senza che mai l'eccitazione e la tensione perdano di vigore. I Dire Straits provocano il pubblico, spronandolo a farsi sentire ancora di più, come a dire, se volete Money for Nothing, dovete meritarvela.
Poi ad un certo punto Knopfler alza il braccio sinistro, mostra il muscolo, costringendo il corpo a una posa plastica. La luce bianca proveniente dal faro alle sue spalle lo fa assomigliare a un monumento greco, alla statua in marmo di un dio. Ristabiliti i ruoli e gerarchie, Money for Nothing può finalmente ricominciare. Tra gli sguardi soddisfatti dei Dire Straits, che sanno tanto di solo noi potevamo riuscirci. You play your guitar, no.